Salve a tutti, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e finalmente eccoci qui ritrovati con il consueto recap dedicato alla live MiOyo/OyoVerse con tutte le novità in arrivo con il prossimo aggiornamento di gioco. Il prossimo aggiornamento sarà il 2.7 e arriverà su Genshin Impact dopo la mezzanotte del 31 maggio. Che è un martedì, la manutenzione durerà all'incirca 5 ore e una volta terminata ci permetterà di accedere alla prima parte dei contenuti che sono stati annunciati proprio oggi e soprattutto ai nuovi banner in arrivo su Genshin Impact. Abbiamo ben 2 nuovi debutti previsti nel prossimo aggiornamento di gioco, il debutto di un nuovo 5 stelle e il debutto di un nuovo 4 stelle, ma prima di iniziare con il recap mi raccomando segnatevi i codici che vi segnalerò ora in schermo. Questi codici vi permetteranno di ottenere delle primo gems gratuite, ma dovrete essere veloci a inserirli all'interno del vostro gioco, in quanto scadranno subito domani. A mio modestissimo parere, alle primo gems gratuite non bisognerebbe mai dire di no, quindi pigliate carta e penna e segnateveli. E detto ciò, andiamo ad analizzare più nel dettaglio tutte le succosissime novità annunciate in occasione di questa live. Iniziamo con la parte più importante, quella che interessa sicuramente di più la maggior parte dei giocatori, ovvero i prossimi banner ufficiali nei quali potremo evocare nel prossimo mese. Il prossimo personaggio a 5 stelle in arrivo su Genshin Impact è Yelan, personaggio di elemento idro che utilizza l'arco e che debutterà subito al termine della manutenzione insieme a un altro 5 stelle che già conosciamo, ovvero Shao, personaggio di elemento animo che utilizza la lancia. Concentriamoci su Yelan in quanto è lei il gioiellino nuovo di zecca che OyoVerse ci ha appena presentato e vi posso già preannunciare che il termine con cui questa signorina è stata introdotta dai presentatori della live è Hydro DPS, ovvero attaccante di punta idro. È quindi il nuovo Tartaglia? Non proprio, ragazzi, perché a mio modesto parere è un po' presto per giudicare Yelan con questi toni. Probabilmente avrà le carte in regola per essere un buon attaccante, ma la descrizione dei suoi talenti attivi a me ha fatto sembrare questo nuovo personaggio molto più adatto al ruolo di secondo attaccante e più nello specifico di supporto offensivo idro. In altre parole, io mi sento un po' nel pancino che questa Yelan possa effettivamente essere la versione a 5 stelle del nostro caro amato Xin Chou. Il primo talento di Yelan, ovvero il talento degli attacchi normali, possiede un twist interessante che la accomuna a personaggi come Ganyu, Tartaglia e Yoimiya. Quando Yelan infatti passa un certo tot di secondi senza combattere, sblocca automaticamente una modalità di mira del colpo caricato nuova che le permette di avere i caricati molto più rapidi a livello di ricarica e soprattutto di infliggere danni ad area di elemento idro sui nemici colpiti dalla freccia. È come se sbloccasse una sorta di modalità mitragliatore, ma questo soltanto se rimarrà lontana dalla battaglia per qualche secondo. L'abilità elementale di Yelan mi ricorda terribilmente la Burst di Fischl, nel senso che il personaggio si muoverà per la mappa e tutti i nemici che verranno toccati da lei risulteranno collegati da un filo. Al termine dell'utilizzo dell'abilità, il filo scoppierà e tutti i nemici collegati da esso subiranno danni idro. L'abilità Burst di Yelan, ciò che mi ha fatto veramente pensare al nostro amato Bimbo Acqua, è un'abilità che le permette di infliggere danni idro ai nemici circostanti e soprattutto di piazzarsi di fianco un dado da gioco idro. E ogni volta che attaccheremo con il personaggio attivo, non solo questo dado andrà a infliggere a ritmo danni idro, esattamente come funzionano le spade di Xin Chou post burst, ma questo dado andrà anche ad aumentare l'attacco del personaggio man mano che esso rimarrà in campo e infliggerà danni. Inoltre è stato già confermato che uno dei talenti passivi di Yelan andrà ad aumentare ulteriormente la statistica HP dell'arciera più elementi diversi ci sono nella nostra squadra. Questo talento, oltre a strizzare l'occhio alla meccanica già introdotta da Yunjin a gennaio, mi lascia presagire il fatto che la statistica HP possa essere molto importante per Yelan, forse anche dal punto di vista offensivo.
chi lo sa. Per il momento direi di attendere ulteriori informazioni da parte di Oyoverse sui talenti di Yelan. Ovviamente farò un video al momento debito, quando avremo informazioni ufficiali aggiuntive. Per il momento vi dico che Yelan mi ispira parecchio e che sembrerebbe essere quel supporto Hydro che purtroppo Hayato non si è rivelato essere. Subito dopo Yelan è stato presentato anche il kit di Kuki Shinobu, il prossimo personaggio a 4 stelle in arrivo con l'aggiornamento 2.7, che è di elemento elettro e che utilizza la spada. E prepariamoci, perché Kuki Shinobu sembrerebbe essere un nuovo archetipo di personaggio, unico di tutto il panorama di Genshin, una curatrice di elemento elettro. L'abilità elementale di Shinobu è infatti più o meno una versione elettro di quella di Barbara. Ovvero, il personaggio andrà a sacrificare parte dei suoi HP per creare un disco di elemento elettro che circonderà il personaggio attivo e che non solo infliggerà danni elettro sui nemici circostanti, ma andrà anche a curare periodicamente nel tempo gli HP del personaggio attivo, che è protetto proprio da questo cerchio. L'abilità Burst di Kuki Shinobu sembrerebbe essere invece un bel colpo da danno che va a piazzare una zona elettro sul terreno grazie a un movimento di spada, e i nemici che cammineranno all'interno di quel cerchio prenderanno per l'appunto danni elettro costanti nel tempo. Sono già noti anche tutti i talenti passivi di Shinobu. Il primo le permetterà di avere un bonus all'healing bonus appena i suoi HP scenderanno sotto il 50%, mentre il secondo le permetterà di curare con più facilità gli alleati sulla base della sua statistica Elemental Mastery. In altre parole, più Elemental Mastery Shinobu si ritrova ad avere, più curerà gli alleati. Infine, e perdonate se ritiro in ballo Yelan in questo momento, però mi sembrava doveroso farlo, sia Kuki Shinobu che Yelan avranno un talento passivo personale che permetterà loro di essere più efficienti durante le spedizioni. Yelan per quanto riguarda Liyue e Kuki Shinobu per quanto riguarda Inazuma. Ecco qui i banner ufficiali che ci ritroveremo nella versione di gioco 2.7. La prima tranche prevederà una nuova combo di banner gemelli. Avremo Yelan da un lato e Shao dall'altro, mentre indicativamente a metà patch tornerà Itto con la sua primissima rerun, e all'interno di questo banner avremo inoltre modo di evocare per Kuki Shinobu, che debutterà proprio insieme al capo dell'Arataki Gang e che sarà uno dei 4 stelle in rate up. Non si sa nulla sugli altri 4 stelle che figureranno in questi banner, ma rimanete assolutamente sintonizzati con me iscrivendovi al canale YouTube, poiché non appena avremo informazioni ufficiali io ci farò un video sopra e vi terrò aggiornati. Per quanto riguarda i banner armi non sappiamo ancora niente, ma arriverà l'arco, diciamo, peculiare di Yelan, l'acqua simulacra, del quale ancora non sappiamo nulla, ma che sarà sicuramente in rate up nel banner armi abbinato a Yelan. Sempre a proposito di Yelan e Shinobu, arriveranno le loro quest. Yelan, essendo una 5 stelle, avrà il primo capitolo della sua quest dedicata, mentre Kuki Shinobu avrà la sua peculiarissima hangout quest. Concludiamo la parte di video dedicata alla trama e ai personaggi nuovi con l'annuncio ufficiale del prossimo capitolo di interludio dell'Archon Quest, cioè della trama principale di Genshin Impact. Questo capitolo si chiamerà Perilous Trail, avrà Itto, Yelan, Kuki Shinobu, Yanfei e Shao come probabili protagonisti. Teniamo in particolare d'occhio Shao, perché a giudicare dal trailer non è che starà proprio bene il fanciullo. E niente, sicuramente si ricollegherà alla trama del Chasm, per cui invito tutti coloro che sono interessati ad approfondire questa nuova parte di trama a mettersi in pari con l'ultima zona di gioco introdotta. L'Archon Quest sarà a quanto pare direttamente collegata a un evento in gioco che ci riporterà nel Chasm e che ci permetterà, attraverso un sistema di combattimento a round con delle limitazioni sui personaggi che potremmo schierare, di ottenere, a parte le solite
tramite risorse come Primo, Gems, Mora, eccetera, eccetera, anche una nuova arma gratuita a 4 stelle. Un arco che, qualcosa mi dice, sarà giocabile su Yelan. A seguire è stato presentato l'evento a Muddy Bizarre Adventure, un evento chiaramente collegato a una delle meccaniche prime della parte sotterranea del Chasm, ovvero la rimozione degli ammassi di melma viola che vanno a turbare l'ecosistema di questo mondo sotterraneo. Dovremo combattere contro i nemici, proteggere e caricare delle torrette ed eliminare la melma viola onde evitare che i suoi effetti nocivi vadano a indebolire troppo i nostri personaggi. Spero inoltre che siate tutti pronti a giocare a Guitar Hero versione Genshin Impact, poiché arriverà l'evento The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival, un evento analogo a uno che abbiamo già avuto circa un anno fa, dove dovevamo suonare un'arpa. Stavolta niente arpa, stavolta si suona il bongo. Dovremo andare a ritmo con le varie canzoni, delle quali potremo selezionare le difficoltà e cercare di fare meno errori possibili. Ovviamente tramite questo evento potremo avere delle ricompense e una volta terminato potremo anche sbloccare una modalità nella quale potremo creare noi i nostri stages, calibrando quindi la difficoltà secondo i nostri gusti. E una volta fatto ciò, proporli ad altri giocatori tramite la funzione multiplayer. L'evento successivo, che è quello che mi ha lasciato più perplessa, è Core of the Apparatus, un evento fatto in collaborazione con un mercante di Fountain, dove dovremo creare dei robot all'interno della nostra teapot, raccogliere i materiali e sperimentare. Credo che questi robot poi potremo tenerli e metterli all'interno delle nostre case. Ma per il resto aspetto di vedere l'evento per, diciamo, espormi un po' di più. Per il momento trovo questi robottini un po' inquietanti. Si vede che non sono un fan dei robot, vero? E vi dirò un'altra cosa di cui non ero fan prima dell'annuncio che vi sto mostrando ora in schermo. Dei Funko Pop. E poi però mi fanno quelli di Genshin. Come faccio a non prenderli? Ultimi ma non meno importanti dettagli che arriveranno con il nuovo aggiornamento sono dei dettagli definiti quality of life, ovvero delle migliorie al sistema di gioco in generale. La prima riguarderà un messaggio che verrà aggiunto in tutti i domain che aiuterà i nuovi giocatori a meglio orientarsi nella scelta dei personaggi da portare. Mentre la seconda, davvero molto interessante, è un sistema di raccomandazione, chiamiamolo così, che ci permetterà di guardare le scelte fatte dagli altri giocatori di Genshin nel mondo per quanto riguarda il livellaggio dei talenti e la scelta delle statistiche principali sugli artefatti. Mi spiego, vogliamo imparare a buildare Ganyu? Ci renderemo conto che la maggior parte dei giocatori utilizza attacco percentuale sulla Clessidra. Ecco, potremo vedere questi dati proprio sulla schermata di Genshin. E detto questo, basta! Io spero di essere stata sufficientemente esaustiva con questo gigantesco recapone di tutte le novità annunciate poche ore fa da HoYoverse in persona per quanto riguarda il prossimo aggiornamento di gioco di Genshin Impact. Ora la parola sta a voi. Vi piacciono i nuovi banner? Per chi evocherete? Siete convinti da Yelan e Kukishinobu? E in generale, siete pronti a ricominciare a giocare? Perché Genshin è ufficialmente ripartito e questa patch, che io francamente mi aspettavo molto più scarna, si è invece rivelata parecchio cicciottella. Mi è piaciuta, di roba da fare ne abbiamo e preparatevi, perché con la prossima patch potrebbe tornare l'arcipelago e quindi potremmo ritrovarci con una nuova zona di gioco tutta da esplorare. E soprattutto preparatevi, perché ad agosto potrebbe anche arrivare Sumeru. Io inizio a sentire un po' odore di alberelli, mettiamola così, quindi stiamo pronti, perché MiHoYo potrebbe veramente assicurarci una grandissima estate. Se avete gradito questo video, come al solito mi raccomando lasciatemi un mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni sia a tema Genshin che non, e non dimenticatevi di dare un'occhiata alla mia descrizione video, dove troverete i links a tutti i miei social, a cominciare dal mio sito Viola, che inizia con T e finisce con Witch, proseguendo per la mia pagina Instagram e terminando sul mio canale Discord. Da Jul, Yelan e Kukishinobu è tutto, buona fortuna in anticipo per le vostre evocazioni e noi ci vediamo presto, prestissimo,
perché i video, nonostante l'estate stia arrivando, vi garantisco che non mancheranno mai. Ciao!